Aspetta, questo è la camicia della Francia. Questa è la città. Non è la Francia. Non siamo. Aspetta che qua non basta. Mica sei in diretta tu già, eh? Tecnicamente. Tecnicamente dovremmo essere in diretta. Stamattina. Ora sì. Si vede? Adesso sì, allora. Buongiorno, ribuongiorniamo. Ecco, noi avevamo salutato, però non eravamo in diretta. Abbiamo avuto un problema tecnico perché io. Ma quando mai non eravamo? La tecnologia la odio, Riccardo. La tecnologia la odio, ed è appunto per questo che insomma cerco di andare avanti all'antica. Intanto, buon inizio settimana per questo lunedì. Rifacciamo l'ingresso in diretta perché bellissimo, l'avevamo fatto qua per gli amici dal bar. Aspetta che andiamo in sigla, vai sigla, vai. Cesare Sciabarra, niente, passavo anche prima, ero passato. E quindi, vedete qua, stavo dicendo poco fa. Sì, ci distrugge niente. Sì. Prima la gente andava a vedere, andava dentro il computer. Sì. Okay. Ora è il computer che va dalla gente. Sì. Niente, oggi, stamattina i cavi. Allora, abbiamo capito una cosa, che dobbiamo passare da Sergio Mosca in Via Toi Piazza. Dobbiamo cambiare tutti. Un saluto a Leborio di Via Regina Margherita. Un saluto Margherita. A Leborio in Viale Regina Margherita. Numero? 22. 192. Allora, che ci siamo, lo ringraziamo veramente. Grazie Libori. Ringraziamo Libori in Sinagoli.com, in Viale Regina Margherita numero 192, accanto ad Abitus. Libori fa riparazioni, centro Fastweb, Tiscali e Siporti. E da domani lavatrici. Allora, sappiamo che ci sono delle novità su tutti i web. A momenti possibilmente vediamo se riusciamo a ringraziare Cesare Sciabarrà. Se arriva. Sciabarrà, sì. Se non Sciabarrà, sì. Ma chi è? Però lo marcia. Buongiorno, ma che succede? Buongiorno Cesarino. Perché l'abbiamo fatto un pacione pacifica, ma non è che l'abbiamo fatta apposta, purtroppo siamo venite. Si vede che combatti con le telecamere, si vede con la parte. Allora, ci sono delle novità, intanto ecco, un casino. Aspetta che il cameraman ci sposta. Volendo tipo... Allora, io devo dire, intanto noi abbiamo delle... Buongiorno ragazze, benvenute, buon caffè. Noi abbiamo delle, intanto delle novità sulla programmazione del caffè letterario, però prima, per senso di ospitalità, dobbiamo ringraziare Cesare Sciabarrà e Rino. Chi hai? Stavo di pensieroso, che pensi? Alle debbe di mia? Sto microfono niente, stamattina è così. No, è la... prendi l'altro, quello di carica di web. Vai. Buongiorno. Ciao, senti pure qua. Pure tu, ma quanti siamo stamattina? Fantastico. Te lo dico. Allora, io vado quasi subito via. Due cose. Grazie. Allora, due cose. Intanto quest'uomo accanto a me, quest'uomo accanto a me, ridendo e scherzando, ho fatto un articolo dove dico che fa delle cose serie, altro che campionati di precette, cioè è uno che prendendo la vita con grande leggerezza, voglio dire, comunque è presente in paese, è presente sulle cose, e anche diventato a suo modo un punto di riferimento. E noi, siccome glielo riconosciamo questo, perché riconosciamo sia i giocatori di precette sia quelli che invece si impegnano per il paese, abbiamo ritenuto di fare questa finestra, come dire, tra il serio e il faceto, affinché la gente lo riconosca come punto di riferimento anche della nostra testata giornalistica.
prima ha coinvolto te con Ne vogliamo parlare, adesso stiamo coinvolgendo, presto coinvolgerò pure Ettore, perché diciamo qualche lente ce l'ho. Comunque, detto questo, abbiamo un amico fotografo, lo dico in diretta, l'aggregazione di persone che comunque agitano, muovono no, questo paese è fondamentale, altrimenti sarebbe calma piatta. Per cui Dillo a Banchieri è la nuova rubrica. Ora ci stiamo attrezzando, in questo momento abbiamo fatto, diciamo, delle prove tecniche eccetera eccetera. Ieri è stato presente all'iniziativa della bicicletta, bellissima, ha raccolto centinaia di fotografie che noi abbiamo pubblicato su Canicattì Web. Che dire, grande Rino Banchieri. Noi abbiamo su Canicattì Web questo discorso di Rino, che è una novità, noi abbiamo ripreso, ne vogliamo parlare, l'ha detto Cesare, però abbiamo iniziato anche un'altra rubrichetta che si chiama Quattro Chiacchiere tra Amici. Allora, Quattro Chiacchiere tra Amici, ti devo dire che io riscontro dal pannello di controllo i meri numeri, e ti devo dire che sta avendo molto più successo di quanto potessi immaginare. Non è il merito nostro, ma è il merito degli interlocutori che abbiamo portato attorno a quel tavolo. È un modo, come dire, leggero di trattare anche argomenti che leggeri non sono. Abbiamo avuto ospite prima dottor Nocera, che voglio dire non c'è più, non ha bisogno di presentazione, e poi abbiamo avuto don Giuseppe Argento, con il quale tra il laico e il religioso abbiamo affrontato temi anche molto importanti. È un modo per stare insieme con la gente che ci guarda, voglio dire, un modo alternativo. Grazie Cesare, so che tu devi andare un abbraccio a tutti, fai bravo, hai detto tutto, ma quando parli di leggerezza sei sicuro che parli di me? Cesare, grazie, buona giornata, leggerezza. Buongiorno. Ancora questo cosa. Rino, buongiorno. Praticamente Cesare sta andando via, però intanto che io preparo il pezzo per. Dici che buchiamo lo schermo. Allora, intanto che preparo. Sì. Il. Ma il bagliano l'abbiamo fatto, no? Che vogliamo fare? Facciamo. No, è vero, però non è attaccato a nessuna parte. Allora, io prima di far cantare un pezzo che ne parte uno qualsiasi, praticamente ha detto, ne parliamo di cose serie, altre cose serie. Se serio, che dici a me? Intanto scusate, mi corre l'obbligo di. Vediamo chi c'è che ci sente. Un saluto all'Emporio, all'Emporio! Un saluto all'Emporio! Rosa Oliva e Bruno Josen. Ciao dal Belgio. Dal Belgio. La mia mamma. Un saluto al Belgio. La nonna di sera di qua. Che bella sta. Guarda, leggi la tua. Che bello. Allora mi scrive Caio del Belgio, la mia mamma, la nona, Sara di Falco. Ma è vero del Belgio? Ciao! Un saluto a tutti i bons della France, all'altra la France, a Cocchiatta, cioè, insomma, in Sara di Falco è Belgio. Gli vuoi fare un pezzo? Non appare mai. Ma vogliamo parlare della Juventus che ha vinto lo scudetto? Parlate voi, perché io di calcio io e lui non ne capiamo niente. Allora, ma con questo non ne capiamo poi in e tipo sull'Inter. Ho capito. Facciamolo sfogare, Ettore, guarda qua. Che Ettore, fai il. Come si chiama quello rosso? Ma non lo fare mai. Ma chi sta? È una sorgente. C'è un'altra canzone che si chiama A tu l'amico Lukovic, che si era solito da caricati, qui c'è un saluto di fuoco. Buongiorno. Ma la gente carica di fuoco oggi, ma da dove? Aspetta che proviamo. Intanto Rino, dacci qualche notizia, visto che volevo ricongregarti La regina Margherita c'è all'Emporio. Oltre a questo, io di due cose vorrei farti per la serie, però so che soltanto noi stiamo lavorando e ti coinvolgeremo sulla iniziativa del Parco Robinson, però so che tu hai fatto una bella iniziativa nel parco, quello tra l'altro è una segnalazione che ci avevano fatto. E Rino ha colto al volo, diciamo, questa provocazione. Parlaci di questa cosa, perché so che hai fatto ho voluto lanciare l'idea di adottare una villa. Sì. Spero che possa, diciamo, fare la stessa cosa anche in altri quartieri. Ognuno si può
potrebbe adottare un luogo pubblico, gestirlo e curarlo, e senza aspettare niente dagli altri, ho fatto un programma delle cose da fare, ho coinvolto, alla fine è venuto il sindaco, l'ufficio tecnico, i vigili, e abbiamo stabilito nel tutto di pulirlo. Abbiamo pulito tutto, le carte, non c'era più una carta, tu li prendevi quelli che pulivano, tutto pulito. E poi abbiamo deciso di mettere, di comune accordo con il sindaco, con l'amministrazione comunale, di mettere delle gestrine con i soldi dei privati. Che bello, praticamente metteremo due altalene e poi metteremo anche uno scivolo con un mondo particolare. Ma cosa sono private? Sono delle persone che hanno deciso di autotassarsi migliorare la villa. Il sindaco si è impegnato a sistemare le panchine. A sistemare le panchine, cioè il materiale sarà Zambarelli. È stato comprato il materiale e le stanno pitturando. Poi sistemerà il comune tutte le luci, perché ha dato in gestione una ditta e la ditta verrà a sistemare tutto l'impianto delle luci. E poi metteranno dei cestini che la Deda lo darà, perché la gente così consuma qualche bibita. Poi abbiamo l'idea nostra, è quella di riempirla di festoni e fare venire quello che vende panini, ogni sera. Bene. Se ci riusciamo, siccome abbiamo deciso di chiamarla Falcone Borsellino, l'idea sarebbe quella di far venire la sorella di Borsellino nel momento in cui all'inaugurazione. Questa è bello. Bella. Bello. Un'altra cosa, so anche che hai lavorato c'è stata la riunione dell'Aido, c'è stata la giornata dell'Aido. Sì, allora l'Aido sta per dare parte, questa è pure la tentativa, se non viene la sorella di Borsellino, viene il figlio di dottor Rieca. Che è figlio del regista, praticamente, è regista. Vai Rino, perdonaci, questa è questo momento sono serio. Io ti faccio un po' la marcia, visto che sei serio. Vai, prego. Perciò, domenica 28, l'Aido, di cui io sono assieme a tutti gli altri presidenti, perché siamo tutti presidenti, stiamo organizzando una bella mostra di pittura. Abbiamo coinvolto tutte le scuole medie per poter, ogni ragazzo, ogni bambino farà un disegno con il tema della donazione. Verranno esposti alla villa e poi ai migliori disegni verrà dato un premio. E quindi l'Aido sta cercando di coinvolgere la sensibilizzazione anche dei ragazzi delle scuole medie. Devo dire che l'Aido sta diventando una bella realtà. Devo ringraziare il dottor Antonio Lorigella, Gabriella Cerratana che ci mette l'anima, Serena, Margherita, tutta una serie di persone che non voglio, chi poi dice Vincenzo Lorigella, tutta una serie di persone che si stanno impegnando davvero a portare avanti questa iniziativa volontariamente, senza soldi. Ultima cosa, praticamente come facevo con i condomini, senza soldi. Cantate questa canzoncina insieme, dai, che sono riuscito a far partire qua, perché stamattina non posso. Facciamo partire la Ettore perché non ci sappiamo nessuno. Alziamo il volume. Ma quale? Stamattina non funziona niente. Mi serve. Oggi vanno bene quelli come te. Oh,
questa canzone. Pezzo di festa al volo, pezzo di festa al volo. Prezzo di vendita al volo. Un pezzo di festa al volo. Al volo perché? Ieri sera ho fatto Singing in the Night. Singing in the Night. Singing in the Night. Ah, in the car, il programma di. Ma questa anche la base è migliore. Buongiorno. Eh sì, questa è la. Non capivo perché viene caro, capito? No, non è vero. Cornetti. Arcangelo, ti vuoi assittare? Arcangelo, ce lo devo andare. Ce lo devo andare, ragazzi. Buona giornata, buon ciao. Ciao ragazzi, ciao Rino. Rino, buona fortuna con la fortuna. Un self. Vai, vai, vai. Maria, ce l'ho che gioco proprio. Veloce, 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 veloce. Fai la base, Riccardo, il danzo che sei. Ci state, buongiorno, buongiorno. Vai. Vai veloce, veloce, veloce. Dentro lo schermo. Arriva. Andate via. Allora, portati il microfono. Papa, suona il campanello per benedire la casa, ma viene scambiato per un testimone di Geova. Questa la sapevi. Ciao, Gaetano, come stai? Ciao, Gaetano. Com'è? Hai novità? Hai buone novità? Ce ne sono novità? Tra qualche giorno. Ci dirà. Allora. Ma cosa lo pia un caffè? Ripristiniamo, no, non c'è qua il caffè. Nessuno se l'ha preso. Intanto metti lo zucchero, ripristiniamo la tranquillità. Dunque, intanto che Riccardo zucchera il caffè, a me corre l'obbligo, ero giunto a Bruno Josen che avevamo salutato.
E poi salutiamo Carmela Mendola, buongiorno anche a te. Mary Pitruzzella, bravo Rino, sempre Mary Pitruzzella, buongiorno a tutti. Jessica Bellone, buongiorno. Detto ciò, noi dobbiamo, Riccardo, parlare un tantino di quelle che sono le novità di oggi sulla nostra diciamo programmazione del caffè letterario. Non mi viene di oggi. Vabbè, anche di oggi, anche perché oggi c'è qualcosa, esatto. Ecco, allora, oggi lunedì 22 di maggio, sì, noi pomeriggio andremo con l'RCL, sì, l'acronimo di Radio Caffè Letterario. Nel pomeriggio avremo una pittrice che è stata già ospite con noi insieme a Valentina Corbo la settimana scorsa, e questo pomeriggio, prego Riccardo, farà un'estemporanea, quindi esatto, farà un quadro, diciamo, in estemporanea. Quindi pomeriggio non mancate all'appuntamento dalle 18 alle 20, ok? Questa è la prima, ci spogliamo Riccardo? Sì, abbiamo deciso di spogliarci, questo tempaccio ci sta distruggendo. Allora, e questa è la prima novità. Poi invece, dobbiamo... mercoledì. Vai. Mercoledì, cosa abbiamo mercoledì? Quando ne abbiamo mercoledì? Non mi ricordo. Allora, mercoledì 20... ne abbiamo 24. 24? Sì. Sì. Abbiamo lo spettacolo di show cooking di Simona S. Garlisi. Cosa vuol dire show cooking? È una chef, una cuoca che cucina in diretta davanti a noi. Ricordiamo mercoledì 24, questo mercoledì. Simona cosa preparerà? A quanto ne so io preparerà due primi, un secondo e un dessert. Bene. Quindi c'è una degustazione gratuita, ovviamente, sì, gratuita. Quindi vi invitiamo a venire mercoledì a vedere lo show cooking insieme a noi. Bene. E poi noi dobbiamo ricordare che per tutto maggio andrà il CG letterario. Poi noi ci fermeremo con il CG letterario e continueremo con l'RCL. Esatto. L'RCL, dobbiamo dire che per questa settimana continueremo ad andare dalle 18 alle 20. Dalla prossima andremo dalle 20 alle 22. Giusto. Queste sono delle cose, diciamo, che dobbiamo dire per chi poi ci vuole seguire, quindi è nelle condizioni di poterlo fare. Stiamo lavorando sulla programmazione estiva. E tra le tante iniziative che stiamo portando avanti per la programmazione estiva, sbrazzi, prima che ve lo dico, che continua a sistemare la macchina, ti faccio fare un pezzo da Riccardo pezzo, e poi continuiamo a parlare, così continuiamo a delucidare su quelle che saranno le iniziative che saranno portate avanti qua dal nostro caffè letterario. Prego, vediamo se conosci questo pezzo. Cioè, senza batteria è un po' difficile, però proviamo. Andate sulla nostra pagina del Caffè Letterario e trovate tutte le informazioni per questa grandiosa e straordinaria iniziativa. Vediamo se adesso o domani riusciamo a fare un collegamento. Anzi, se ci stai seguendo, Lorella, ci vuoi chiamare? Certo. E sei libera, perché Lorella lavora di mattina e quindi non vorrei provare a disturbarla, perché magari non vorrei distoglierla del lavoro un po' delicato che fa Lorella. C'è il microfono acceso? No, non pare che io stamattina abbiamo un ritorno bestiale. E poi altre due belle iniziative, e cioè a dire, stiamo lavorando sulla realizzazione di un concorso di bellezza, perché qua avremo le selezioni di Venere in Carne, il casting, il pre-casting della Sicilia, e sarà a, adesso non me lo ricordo, l'avrò scritto in qualche posto, quando sarà la preselezione del praticamente concorso Venere in Carne, Caffè Letterario, avrei scritto qualche cosa. Buongiorno ragazzi, buona giornata.
Dunque. Ma notizie non abbiamo stamattina. Adesso li diamo. Le diamo adesso. Non ce l'ho. L'avrò puntata in qualche posto. Comunque sarà nel mese di maggio. Nel mese di maggio, se voi volete, potete andare a visionarlo nella nostra pagina Caffè Letterario Tra le Righe. Stiamo lavorando su due cose, Riccardo. Sì. New talent, quindi artisti per caso. Quindi se volete, se sapete. Troppo, però, Non svegliamo troppo. Vabbè, se sapete cantare, se sapete ballare, se sapete recitare, se avete un talento, se non sapete fare un Kaiser, venite lo stesso, vi iscrivete e noi stiamo portando avanti questo con questa manifestazione, questa sorta di concorso. Buongiorno ragazzi, buona giornata. E quindi faremo queste preselezioni nel mese di giugno. Allo stesso tempo stiamo portando avanti una manifestazione, un concorso di bellezza. Eleggeremo Miss Caffè Letterario e Mister Caffè Letterario in collaborazione con Antonio Melia, con il sottoscritto, con il soprannome aziendale e con tutte altre una serie di amici che ci daranno. Vi svelo solo che tra i primi posti ci sarà un abito realizzato da Antonio Melia su misura. Ci sarà anche un punto luce in brillante offerto dal gruppo Lo Dico, che non c'entra. Non mi dimentico, tu sei Domenico. Il gruppo Lo Dico. Diciamo, è l'azienda, Domenico Lo Dico è un'altra cosa. E poi tutta un'altra serie di cosucce, diciamo, carine, che porteremo avanti nel mese di giugno e poi probabilmente faremo a fine giugno, penso il 25, che è una domenica, questa grande sfilata e quindi sarete invitati qua sempre. Buongiorno. Presso il nostro caffè letterario. Io direi di fare un pezzo. Io te li faccio di prima perché mi risaccato. Vai. Sento troppo la sorbista. Caffè Letterario Tra le Righe e noi abbiamo i soliti messaggi e noi ringraziamo chi interagisce con noi. Io un'altra cosa ve la devo dire, ragazzi, io non vorrei apparire antipatico, però per il lavoro che noi facciamo io gradirei che quando avete necessità di interagire con noi voi lo faceste attraverso la nostra pagina ufficiale, a meno che non volete parlarci, diciamo, di qualcosa che non c'entra niente con le nostre produzioni. Però se avete in mente di portare avanti, per esempio, noi venerdì abbiamo avuto il sindaco, il vice sindaco, l'assessore alla cultura e l'assessore ai lavori pubblici, eccetera eccetera. E se voi volete portare avanti delle segnalazioni, volete, diciamo, attenzionare qualcosa, vi pregherei di farlo attraverso la nostra pagina ufficiale, perché se continuate a mandare messaggi privatamente a me, dico, io posso sempre girarli, però non vorrei che questa cosa perdesse di credibilità. Certo, giusto. O ci scrivete qui nei commenti direttamente, condividete il video e ci scrivete i vostri suggerimenti, le vostre segnalazioni sui commenti, oppure lo scrivete sulla pagina, come dice benissimo Domenico. Buongiorno. Poi desideravo ancora fare un'altra serie di puntualizzazioni, visto che ormai il nostro format è diventato un po' una sorta di punto di riferimento. Se volete interagire con noi, se volete collaborare con noi, se volete partecipare ai nostri programmi, ditecelo, però facciamolo attraverso degli interventi, diciamo, mirati, facciamo attraverso gli interventi degli appuntamenti, diciamo, dove riusciamo a dare una continuità. Per esempio, noi abbiamo intrapreso questo percorso di moda e di spettacolo, sì. Abbiamo avuto Valentina Corvo che ha fatto, diciamo, una colorazione di Monet, è stata una cosa molto bella. Poi venerdì abbiamo avuto Buongiorno Graziella Sacheli che ha fatto un make up in diretta. Mercoledì non vi vogliamo svelare, ci sarà un ospite particolarissimo. Anche venerdì c'è stato Gil Lana, siete pisti dei sogni. Il nostro spazio, consideratelo a vostra disposizione, però facciamolo attraverso degli interventi un po', diciamo, più organizzati. Anche gli interventi che noi facciamo con Rino Bancheri, ormai Rino Bancheri, insomma, è un personaggio per Caricati, quindi sappiate che anche quando noi, diciamo, lo inseriamo, improvvisiamo tutto, ma cerchiamo di dare una sorta di
regolamentazione. Certo. Scusate se stamattina sono un po' noioso, paranoico. No, ma non sei noioso, sei, come si dice quando uno è chiaro? Ho voluto fare delle puntualizzazioni perché a me fa piacere interagire con voi, però sappiate che insomma io ho anche la mia vita, quindi non posso sempre continuare insomma a diciamo interagire attraverso la mia chat privata, perché poi insomma sono costretto insomma a chiudere la chat perché insomma non riesco a gestirla questa cosa. Dunque parliamo di notizie e leggiamo: a bordo con ospite di Cesare Sciabarra Giuseppe Sicilia, candidato sindaco di Campobello. Al Campobello ci sono le elezioni. Ci sono le elezioni, sì, ci sono le amministrative. Noi abbiamo amici di Campobello. Amici di Campobello, proveremo a chiamare il sindaco, uscente. Certo. E quindi proveremo a metterci in contatto con... Vabbè, insomma... chiamarsi Picone, se non ricordo male, non vorrei dire una sciocchezza. Invece comunque, andiamo avanti. Vogliamo provare a chiamare Pino Barbara stamattina. Vediamo e Pino sa tutto. Vediamo se c'è qualche notizia che noi non abbiamo e magari può approfondircela insieme. Vieni se risponde. Canicattì, trasporto irregolare di animali, multa da 10.000 euro. Questa non la volevo manco leggere. Ecco, Canicattì, idol 28, la giornata nazionale della donazione. Abbiamo avuto stamattina Rino Banchieri, versione seriosa, in qualità di presidente dell'AIDO. Ma salutiamo anche Gabriella Giarratana e tutto il gruppo che devo dire sta diciamo collaborando in maniera eccellente, sta portando avanti in maniera eccezionale questa iniziativa che diciamo donare è vita, non scordatelo mai. Campobello delicata, amministrative 2017, insieme si può. Inopportune le manifestazioni dell'amministrazione uscente, qua Pino non può parlare. No, Pino è a Roma. Lo salutiamo e lo ringraziamo per averci risposto nonostante fosse. Ringraziamo e salutiamo Pino che si trova a Roma e non può interagire con noi. Vediamo se invece abbiamo Carmelo. Sempre se ci risponde. Sì, guarda il telefono di Carmelo. E quindi ancora qualche altra notizia dove eravamo arrivati che io ho perso il segno. Campobello, poi Campobello di Licata, il corso regionale per patentino fitosanitario, non è abilitato al traffico in entrata, vediamo se risponde in questo. E poi ancora il comune di Palma di Montechiaro chiede risarcimento già danni. Buongiorno, benvenute, buon caffè. Stavo dicendo, il comune di Palma di Montechiaro chiede risarcimento danni a Politecnica per oltre 1 milione di euro. Risponde Carmelo. Gela, bimbo colpito da una scossa, questo non vorrei manco dirle. Sicilia. Mamma mia, questa non la dico proprio. Dal pistacchio di Bronte ai capolavori dell'arte, la Sicilia si mette in vetrina per il G7. Questa è una cosa diciamo simpatica ed importante, vediamo se riusciamo ad approfondirla perché è una cosa molto importante. Vediamo se riusciamo a rintracciare Lorella. Vediamo se riesce a rintracciare Lorella. Ma oggi ci scagate tutti, come oggi ci sono tutti impegnati. Tutti impegnati. Ma lunedì è terribile, guardate che lunedì. Che fanno? Cerco io, dov'è? Sì, cercano tu, così io do questa notizia che è simpatica, è molto interessante. E qua purtroppo stamattina noi abbiamo problemi con. Dove non ho mai visto una rubrica così piena. Non hai visto una rubrica così piena. Vabbè. Oh, guarda chi c'è stamattina. Chi ciao! Ciao! Come stai? Buongiorno, come stai? Ben arrivata, ben svegliata. Abbiamo parlato della nuova programmazione. Oh, buongiorno Peppe. Grazie. Buffetto! Chita è sempre di buon umore la mattina, Peppe invece no. Buffetto è sempre così. È un po' appuffato. E ce ne andiamo in paranoia perché praticamente la connessione ogni tanto ci abbandona, quindi praticamente abbiamo problemi. Quando la connessione ci abbandona, ragazzi, noi non sappiamo che cosa fare. Mi verrebbe da urlare perché sappiate, ma io dico anche ai signori della Telecom, lo dico a chiunque, abbiamo due connessioni di cui una gentilmente offerta da Liborio, che Liborio Zaragoli.com, in Viale Regina Margherita numero 192 accanto ad Abitus. Liborio fa riparazioni, centro fastweb, discali e si porta. Lorella ci ha detto che fra 5 minuti ci chiama lei, e questa sì. È la prima connessione. Poi abbiamo una connessione diciamo stabile che non è stabile
portatile per niente, perché non funziona per niente. No, funziona mettendo, sai, come sì, ma non, guarda, non possiamo praticamente, ecco, è ripartita la connessione, quando in altri posti del mondo ormai c'è la fibra. In Italia ancora non c'è, cioè, la... Noi praticamente siamo, buongiorno, no, buongiorno, buona giornata, buongiorno, buon lavoro. Io sono qua, ancora noi siamo costretti ad andare a valore. Non ci permette, buon lavoro. Ma perché parlo d'offesa? Scusate per il buon lavoro, in effetti insomma è un poco una cosa dubbia questo discorso del buon lavoro, con i periodi che corrono parlare di buon lavoro insomma sembra un po' un affronto. Stavo cercando di approfondire questa notizia, sempre se, ecco, questa volta l'ha aperto. Dal pistacchio di Bronte ai capolavori dell'arte, la Sicilia si mette in vetrina per il G7. Mostre, degustazioni, tour e visite guidate riservate ai delegati e ai giornalisti accreditati al vertice mondiale per dar loro l'opportunità di conoscere il territorio che li ospita al fine di poterne conseguire un utilizzo, ritorno di immagine ed un'efficace azione promozionale. Sono iniziative di promozione turistico-culturali delle eccellenze enogastronomiche che si svolgeranno in occasione del G7 a Taormina. Questa è un'iniziativa molto importante. Angelo Moncato ci dice: perché non cambiate il gestore? Caro Angelo, a questa domanda io ti dico che noi, quando è venuto Liborio a fare, diciamo, un sopralluogo, ha avuto modo di appurare che in questo posto qua, per chi non lo sapesse ancora, il caffè letterario si trova in via Fanfani, il numero civico non lo so, ma lo trovate facilmente entrando da Agrigento, venendo da Agrigento subito dopo l'ospedale, al rotatorio, scendete a destra. Sì, fra le due rotatorie, Ha imparato. Rotatoria ospedale, rotatoria motiva. Stavo dicendo, è venuto a fare un sopralluogo, si chiama uno speed test. Uno speed test, che... dove praticamente ha avuto modo di appurare che a parte la Telecom che è, così, è come balbuzia, noi abbiamo, diciamo, una connessione Vodafone che dovrebbe essere tra le migliori, però se vi vedete, se ci vedete un po', certo, sì, noi non siamo eccezionali, ma non è per forza dovuto a noi, perché se ci vedete così un po' male, sgranati, molto spesso è colpa della vostra connessione e del vostro gestore, perché quindi, sì, me l'ha detto uno che fa questo di mestiere, quindi siete messi, cioè, 50-50 di colpe abbiamo, dai. Quindi abbiamo un concorso, buongiorno, benvenuti, abbiamo un confermo, un pezzettino, Domenico ci piace, facciamo un pezzettino. Ma proprio un pezzettino piccolino. Nonostante tu sia la mia rondina da capì, sei nel cielo nel no, sei nel cielo sbagliato. Corriere Agrigentino, vedo che è stata realizzata la prima puntata di Logos in studio con Alberto Tedesco, presidente. Ora vediamo se risponde Valentina, facciamo commentare questa prima puntata, perché io voglio sfatare un mito di chi ancora è convinto che praticamente bisogna farsi concorrenza. Ecco, in teoria io che collaboro con Canicatti Web dovrei vedere il Corriere Agrigentino come un antagonista, non è così, perché queste situazioni sono una forma di sottocultura, ma così misera, che mi fanno solo piangere. Cioè, oggi le chi fa informazione su qualsiasi canale è sicuramente da attenzionare, che poi si chiami Canicatti Web, che si chiami Corriere Agrigentino, che si chiami TV Europa, che si chiami Teleradio Canicatti, cioè praticamente va tutto bene, va visto in una situazione di informazione, di servizio, oppure noi che ci siamo inventati questa sorta di canale interattivo, dove praticamente ce la siamo inventata questa cosa, noi cerchiamo di dare un
un servizio, al di là che ci riusciamo o no, poi è ovvio che gli indici di gradimento, insomma, quelli non saremo noi, ognuno è libero di scegliere il canale che secondo loro ritiene più opportuno possa essere più o meno, diciamo, gradevole, però il fatto stesso di fare informazione, anche il discorso di Rino, insomma, Rino è una persona che si muove, che poi magari alcune volte gioca, scherza, però il fatto che magari affronta la vita e i problemi seri della vita in maniera scherzosa, ragazzi, devo dirvi che non è male, perché oggi già le cose vanno per come devono andare. Ciao Peppe Callisi che guarda il video. E poi se noi cominciamo ad affrontare i problemi con, diciamo, drammi, insomma, non ci arriviamo, certo, più. Viva la vita, viva la positività. Buongiorno ragazze, benvenute, buon caffè. Siamo in diretta sulla nostra pagina Caffè Letterario, se volete poi potete andare a guardarlo. E commentate e mettete mi piace. E mettete mi piace, però, mi raccomando. Esatto. Il contatore non può essere sostituito ad insaputa dell'utente. Condanna per girgenti acque. Ai ragazzi, stiamo attenti, occhio, non mettiamo a sostituirci i contatori senza che avvisate l'utente. La società che gestisce il servizio idrico non può sostituire il contatore dell'utente a sua insaputa e poi inviargli la bolletta. Ragazzi, il giudice Luciana Razzete, presidente della sezione civile, eccetera eccetera, se volete potete andare ad approfondirla questa notizia. Quindi mi raccomando ragazzi, non fate i discorsi della girgente acqua. Vediamo se c'è il presidente del consiglio della girgente acqua amministrativo. No, di solito a quest'ora il presidente non può rispondere, però noi ci proviamo stamattina. Presidente del consiglio chi? Alberto Tedesco del consiglio. No, pensavo comunale. Fosse un altro numero che stavi chiamando, ma guarda che me l'hai detto prima. Esatto. Se avessi detto tu mi hai capito. Statale 115 trasportava, questo l'avevamo letto. Buongiorno, buongiorno. Dove siete state, ragazze? È così, ma non ho capito. Ma una spa. Dove? Azzurra. Ah, bello, eh. E per questo ci avete. Però avvisateci la prossima volta, che noi ci stavamo preoccupando. Settimana, 15 giorni, ma tutto a posto, come. E ritornando a Canicattì, il trauma com'è stato? L'impatto? Ovviamente, bellissimo. Grazie ragazzi. Ma com'è che ragazzi stanno parlando di queste società operazioni? Non c'è questo spazio sul civile. Società operazioni, tanta cosa. Quella che si studiava a scuola, la società operazione. Te la ricordi tu? Sì, la società operazione, qual è la differenza? SAPA. SPA significa società operazione, significa che i soci apportano cosa? I soci rispondono in proporzione alle azioni, quindi certo. È una società la quota di persone o di capitale? È una società di capitale. Bravo, una società di capitale, non è una. E sarà felice la mia professoressa Lucieri? Sì? Sì. No, non rispondo. Non so chi sia. No. Se no devo rispondere. Devo rispondere in diretta. No, ma siamo in diretta, ragazzi. Non chiamate domenica, ma siamo in diretta che ci rompiamo le Magari la banca che muove soldi. Esatto. Parlando di società e cosa vale. E invece, qual è la differenza tra la società? Non mi fate domande che io per favore. La società di capitale o la società di persone? SRL è una società di persone, per esempio. No. SRL è una società di capitale. La SLC è una società di persone. Vedere se società in nome collettivo. E poi c'è la SAS. SAS, che c'è la comandità semplice. Oppure c'è la SA, società comandità di capitale. Smettila. Non mi ricordo. È una società mista. Mista, perché? Ci sono i soci accomandanti e i soci accomandatori. Buongiorno. I soci accomandanti rispondono in funzione della quota. Come si chiama? Chi? Totò Giorgio. Totò. Poi quando esce glielo chiediamo. Io l'ho presentato come. Non è che io esami li ho fatti molto tempo fa. Lo so. E gli asino scuola. Ma no, non è tanto questo, è che. Se le cose le studi benissimo, bene, ti rimangono in testa. Se le studi in maniera un po' più velata, un po' più superficiale, poi te le scordi. Non è così con tutto. Leggo una bella notizia. Canicattì, nessun declassamento dell'ambulanza del 118, ragazzi. Questa è bella. Chiamiamo un po' il 118. Vediamo se riusciamo a chiamare qualcuno perché l'abbiamo spuntata. Quindi vediamo se risponde l'onorevole
Ma allora, intanto io leggo questa notizia. Arriva una buona notizia per l'ospedale di Canicattì. L'assessore regionale alla salute, Baldo Bucciardi, ha revocato il provvedimento che declassava l'ambulanza del barone Lombardo a mezzo di soccorso di base, senza quindi infermiere a bordo. Ha confermato il direttore generale dell'ASP di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra. Una notizia che conforta i canicattinesi e i tantissimi utenti del nosocomio cittadino che provengono dall'Interland, che arriva dopo i vertici dei sindaci e dei presidenti dei consigli comunali del circondario, i quali nelle scorse settimane si sono svolti a Canicattì e numerosi interventi più forti, da più fronti. Intanto Luigi Salvaggio e Ivan Trupia, capogruppo e consigliere di Sicilia Futura, PDR, esprimono soddisfazione per la decisione di Gucciardi e ringrazio il direttore generale dell'ASP di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra, per l'interessamento. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Qua dice... Dice cosa? Che Ivan, dice? Ivan Trupia. Vediamo se vieni qua invece di parlarmi da lontano. Vieni qua, hai visto che ti suonano pure. Ivan Trupia, chi c'è che parla da lontano? Chi no, c'è? No, c'era... Perché li guardi e non fa belli? Vediamo se risponde Ivan Trupia, che questa è una notizia che va attenzionata. Ma Ivan è il nostro amico che ci viene a trovare ogni tanto. Ivan è il nostro amico che ci viene a trovare, quindi vediamo se diglielo che siamo in diretta, sì. Non vorrei che magari non può parlare. Dunque noi siamo arrivati quasi a, diciamo, siamo quasi in conclusione di puntata, per questa prima puntata di questo lunedì 22 di maggio del 2017, e vediamo se stamattina, perché esattamente il lunedì, ragazzi, è un giorno pesante, vero Maria Pia? Maria Pia, è pesante il lunedì, difficile iniziare la settimana, dovrebbe iniziare il martedì, ma che cambierebbe iniziare il martedì? Io invece dico una cosa, potrebbe essere opportuno fare una pausa infrasettimanale, per esempio fare lunedì, martedì e mercoledì, poi fare un giorno di riposo. Stamattina nessuno ci sta, ringraziamo lo stesso il nostro Pia. Stamattina non possiamo... No, era in tribunale, non mi chiedevano infatti io... Sono tutti impegnati. Il lunedì, guarda se ci dà qualche due ce hai tu, Maria Pia, stavamo dicendo, lunedì, martedì e mercoledì, quindi un giorno... Tu ce l'hai un riposo, però di quella settimana che è strutturata male. Io avrei messo un giorno in più. Chi c'è? Sì? Ah, quindi tu ti riposi due giorni alla settimana. Quattro giorni, che bella sta cosa. Guardi, invece se la settimana fosse stata strutturata diversamente, lunedì, martedì e mercoledì, un giorno di riposo, tu sei d'accordo, poi giovedì, tu con gli occhi azzurri, poi giovedì, venerdì e sabato, e la domenica ci siamo. Quindi la cosa poteva essere più proporzionata, dai. Anche sabato proprio allegra core, diceva una volta una, anche sabato. Stamattina non ci risponde nessuno. Non c'è no, ci hanno scritto un commento però. Vediamo che commento, se bello o se brutto. Allora, se l'ambulanza non è stata declassata, lo dobbiamo a Ettore Di Ventura, Gaetano Cani e Giancarlo Granata, grazie. Prego. Grazie Angelo per averci dato questa puntualizzazione, quindi ringraziamo anche il sindaco Ettore Di Ventura, Gaetano Cani. Infatti avevamo provato a chiamare Gaetano Cani e non c'è, Giancarlo, potremmo provare a chiamare Giancarlo, li disturberemo tutti, tanto che abbiamo una rubrica che non finisce mai. Giancarlo riesce stamattina, guarda se può essere, se ci può, diciamo, se ci può dare conto. Intanto io do una sbirciata, qualche altra notizia, vediamo cosa c'è stamattina dalla giornale La Sicilia. Agrigento miracolato nello scontro tra la sua piccola 500 e un SUV in Via d'Italia. Mamma mia ragazzi, non vi dico, c'è la foto di questa 500 vecchio tipo, che cosa è, mamma mia come sto, diceva la volta una. E ancora vediamo se c'è qualche altra notizia, vediamo il giornale di Sicilia. Giornale di Sicilia, donazione di organi a Canicattì, raccolte 33 adesioni, buongiorno, questo l'avevamo parlato, Canicattì verifica sugli scavi del depuratore, ed ancora manca un PC, resta inutilizzato l'endoscopio donato a Canicattì. Finalmente, perdonami Domenico se ti interrompo, finalmente qualcuno ci risponde, Giancarlo Granata, buongiorno. Buongiorno Giancarlo. Come stai? Come scusa se ti disturbiamo intanto, noi... Sì, è un piacere, complimenti per il servizio che fate.
Grazie, grazie. Quando vuoi puoi venire, Giancarlo, tu lo sai, l'invito è sempre aperto, quindi che no, non può che arricchirci la tua presenza, Giancarlo. Io intanto devo dirti, insomma, Giancarlo è una persona conosciuta, insomma, si è sempre mosso nell'ambito politico e quindi, insomma, non ha bisogno di presentazione, giusto, Giancarlo? Giancarlo, io stamattina ho letto una bella notizia, è stato scongiurato, diciamo, il pericolo del declassamento dell'ambulanza e quindi ci puoi dare anche qualche parola di conforto in merito. So che anche tu insieme ad altri hai contribuito, hai portato avanti questa battaglia, diciamo, a denti stretti, no? Ti ringraziamo, sappi che l'invito è sempre aperto, quando tu puoi venire, quando vuoi, noi siamo sempre a tua disposizione, ogni tanto ti chiameremo quando c'è qualche buona nuova, però tu puoi venire in qualsiasi momento, va bene? Grazie, 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 ciao Giancarlo, buona giornata, ciao, 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 grazie, ciao. Ebbene, noi anche per questa giornata buongiorno Enza, dobbiamo concludere questa puntata, un attimo che concludiamo e stamattina siamo fuori, stamattina perché? Ma abbiamo cominciato tardi, ti spiego perché praticamente stamattina noi abbiamo avuto problemi con il collegamento, quindi c'è stato questo problema con il collegamento e quindi insomma onestamente siamo andati un po' fuori. Dobbiamo ricordare noi, intanto ringraziamo il nostro amico Liborio. Assolutamente ringraziamo Liborio Insalato.com in Viale Regina Margherita numero 192, accanto ad Abitus. Liborio fa riparazioni, centro password, discali e Siportal. Bene, bene, poi dobbiamo ricordare, bene, appuntamento di oggi. No, dillo tu che sei più bravo. Appuntamento di oggi, RCL, che è l'acronimo di Radio Caffè Letterario, 18:20, solo per questa settimana, dalla prossima sposteremo l'orario. Ricordiamo, ci sarà Rosaria Scaglione con questa estemporanea di pittura, quindi non mancate, poi tanta musica, chiacchiere, poi, diciamo, ci affideremo al caso, si farà quello che si potrà e vedremo qual è il percorso musicale che decideremo di intraprendere oggi pomeriggio. Detto ciò, invece mercoledì 24, ti stavo dimenticando, abbiamo lo show cooking con Simona S. Carlisi, l'orario è sempre dalle 20:30 in poi, veniteci a trovare, Simona cucinerà per noi due primi, un secondo e un dessert. Dal vivo, proprio dal vivo in diretta, quindi vi aspettiamo, mi raccomando, show cooking con Simona Carlisi, 20:30 mercoledì 24. Vado in sigla? Servizi, la musica, un caffè e hanno un buon tè.
ragione.